Attentissimo. Ok. È un grandissimo onore avervi qui allo Sport Show. Che cosa vuol dire la danza per te? Un domandone allucinante. La danza è vita, è tutto. Quindi credo che per un ballerino la danza sia tutto. Sacrificio, passione, determinazione, amore, che più? Pazzia, follia, tutto. Quindi la danza racchiude più che altro la vita proprio in sé per sé. Quindi per me è tutto. Lo faccio da sempre. Lo fai da sempre. La tua carriera è costellata veramente di successi. Che cosa diresti? Oggi qua abbiamo tantissimi giovani, tantissimi vi vedranno anche esibirvi. Che cosa diresti a ragazzi che vorrebbero, insomma, che guardano anche i vostri successi e vorrebbero un giorno diventare un po' come voi? Se vogliono fare questo mestiere, che comunque anche se è passione però è mestiere, devono metterci tanta volontà e non arrendersi mai, perché questo è un mestiere bellissimo. Noi giriamo il mondo da sempre, però richiede moltissima determinazione, quindi tanto sacrificio, sempre non mollare mai. Quindi se uno... e poi bisogna avere il talento. Quindi se hai talento, però non bisogna avere soltanto il talento, c'è bisogno del talento ma di tanta determinazione, perché sono in tanti che vogliono magari fare vivere di questo sogno, no? Quindi il consiglio che posso dare è tanta determinazione e poi guardare la tua strada finché non arrivi al tuo obiettivo. Come hai iniziato a ballare? Quando hai capito che la danza, che della danza potevi fare un mestiere? Come pensaste a bailar? Quando io era molto piccola, sempre mi metteva a mio quarto. Me escondía en su estancia y yo hacía mis coreografías sola. Cuando era piccola si metía en la su estancia y faceva le coreografie da sola. Pero empecé a bailar a los 24 años. Pero lei ha cominciato a ballare professionalmente a 24 anni. Quindi comunque ad un'età comunque avanzata rispetto, no, all'idea che una si fa per iniziare anche a... Pensaste come grande, come un'idea che tutto empieza sempre joven o pequeño, no? Sì, era difficile perché la gente mi diceva che era impossibile, perché io non tenía entrenamiento. Gli dicevano che era impossibile perché lei non aveva appunto iniziato da piccolina. Però sempre de niña quería bailar salsa. Però sempre da bambina lei ha voluto ballare. Dejé mi trabajo. Ha lasciato tutto il lavoro, tutto. Para aprender fidanzato a pure. Salsa. El novio también. Sí, todo. El trabajo renuncié para aprender a bailar. Yeah. Ma scusate, ho capito che ti ha chiesto del fidanzato perché poco fa ha fatto riferimento all'amore. Ora ti ha chiesto del fidanzato, quindi volevo capire se... intanto quando avete iniziato a ballare insieme e poi non so, c'è qualche altra cosa tra di voi oltre alla danza, cioè la danza fa nascere l'amore? E la domanda sì, nosotros también, a parte del baile, si estamos juntos como novio y pareja. No, è mio amico, mio hermano, fratello. Sì, perché sì. Io sono un casino. E quindi... Quindi le regole e la disciplina della danza non l'hai portata poi nei rapporti. No. Però a veces pasa che la gente, per il baile... Sì, certo. Tante volte si ritrovano ad avere la passione e anche l'amore, quindi a condividere tutto. Sì. Quando avete iniziato a ballare insieme e come? Noi abbiamo cominciato a ballare insieme, lo dico in italiano, sì che... perché io l'ho sempre guardata, io ho sempre ballato come solista più che come coppia, però c'era lei che mi piaceva tantissimo, lei ballava con un mio caro amico e poi da lì loro hanno preso due strade, si sono separati, però l'ho sempre guardata, la guardavo perché ci conosciamo tutti gli artisti, ma io la guardavo sempre perché lei viveva in America e da lì noi poi ci siamo scritti e ho detto guarda, vorrei fare uno spettacolo in coppia e da là ci siamo accordati, lei è venuta in Italia, quindi sono tipo sei mesi che stai qui? Quattro. Quindi è proprio freschissima. Sì. Allora possiamo dire che allo Sport Show comunque vedremo questa nuova coppia? Sì. Allora grazie mille di essere qui. Grazie a voi. Non vediamo l'ora di vedervi ballare. Grazie a voi. Un bacione.